Visto che in molti avete apprezzato il format ieri e mi avete posto ulteriori domande, oggi torno a rispondervi, sui quesiti che mi avete posto sui vari social. Partiamo da alcuni temi che mi avete chiesto su Facebook. Ivan Valle mi dice: taglia l'erba, fai lavorare chi ha bisogno. Gli sfalci dell'erba sono partiti subito dopo Pasqua, in seguito a un lavoro, che abbiamo fatto per garantire la sicurezza degli operatori e le operatrici, che ringrazio, che stanno lavorando. Abbiamo deciso di concentrare l'attività, nelle zone più a rischio, quindi gli assi di scorrimento, le rotonde, dove dobbiamo garantire la sicurezza per chi è obbligato a muoversi in questi giorni e quindi sta transitando sulle nostre strade. Quando torneremo alla normalità o alla gradualità, che ci permetterà di tornare a pieno regime, ripartiremo anche con tutti gli sfalci, ad esempio nei parchi, cosa che adesso non stiamo facendo. Faustel, racconta la sua esperienza, cioè che dopo 40 giorni di quarantena è uscito e è stato controllato. La polizia municipale sta eseguendo i controlli con tutte le altre forze dell'ordine e voglio usare questo commento per darvi il dato di ieri. Sulle persone controllate ieri, il 95% circa era in regola. Significa che per ogni persona, ogni 100 persone controllate, 95, che sono le persone che escono perché controlliamo solo chi esce, sono in regola. E quindi di nuovo un grazie ai torinesi perché la stragrande maggioranza sta rispettando le regole. Ovviamente i controlli continueranno ad esserci e continuerò a darvi informazioni in tal senso. Andiamo su Instagram, dove Curiosity, un One Space, che non so quale sia il reale nome, ci dice: ottimo format, buonasera Chiara, i buoni spesa sono previsti solo per il mese di aprile e anche per il prossimo mese. Allora, su questo voglio tornare, come avevo già spiegato, noi avevamo delle risorse che sono state stanziate dal governo, sono circa 4 milioni, a cui abbiamo aggiunto 600 mila euro da parte della città. I buoni spesa sono stati erogati, quindi sono terminate quelle risorse, se non ci saranno ulteriori risorse del governo non potremo erogare ulteriori buoni spesa. E abbiamo soddisfatto 12 mila nuclei familiari. A fianco a questo, però, ci tengo a dire, e vi chiedo anche di diffondere il messaggio: se avete conoscenti che sono in difficoltà e hanno bisogno, continua a essere attiva quella rete di Torino Solidale, una rete capillare che costruisce e mette insieme, grazie anche alle donazioni delle tante aziende, che stanno facendo, cibo e accesso a beni primari per chi ne avesse bisogno. Se qualcuno volesse donare, vi ricordo la mail torinosolidale@comune.torino.it. Questa rete che abbiamo costruito, grazie a uno sforzo straordinario da parte di tutta la comunità, ci accompagnerà nell'emergenza e nella fase post-emergenza. Quindi su questo potrete sempre contare, contattando il numero della Protezione Civile. Andiamo su Twitter, Chiara, una domanda un po' più di chiarezza perché non si capisce nulla per il commercio dei fiori. C'è una comunicazione della regione Piemonte, quindi che vale sul nostro territorio regionale, che indica, che non si può, vendere al dettaglio per quanto riguarda i fiori. Questo significa che noi abbiamo dato comunicazione il 14 aprile, garantendo i 3 giorni per lo smaltimento, quindi ancora domani. A partire da sabato tutto il commercio a dettaglio per quanto riguarda appunto i fiori dovrà essere chiuso. Rimane aperto il commercio all'ingrosso e rimane possibile, come per tutte le altre attività commerciali, consegnare a domicilio. Passiamo di nuovo a Facebook, dove abbiamo Dorotea, Maria che mi dice: buon pomeriggio, signora sindaca. Riguardo ai buoni spesa, perché si possono spendere solo in alcuni negozi? Allora, in realtà abbiamo costruito uno strumento che permettesse di allargare il più possibile l'accesso ai piccoli negozi, alla rete dei buoni spesa. Cioè, noi abbiamo un fornitore che è stato scelto perché aveva vinto la gara, tra l'altro, per la città di Torino già tempo fa, e abbiamo costruito una modalità, grazie peraltro all'aiuto anche di Confesercenti, di Ascom, quindi delle categorie, una modalità molto semplice per potersi convenzionare in tempi brevi e quindi permettere alle persone di utilizzare quei buoni spesa in quei negozi. È chiaro che sta la volontà poi di ogni singolo negozio se andare a inserirsi oppure no. La scelta nostra politica è stata di allargare il più possibile perché noi speriamo che le persone possano andare a spendere nei piccoli negozi di quartiere o di vicinato perché sono piccole e medie imprese, famiglie che hanno bisogno di tutto il nostro supporto e un acquisto fatto in quel luogo significa supportare queste realtà imprenditoriali che sono in grandissima difficoltà economica. Su LinkedIn Cristiano Fazio mi chiede, dice: gentile sindaco, non sarebbe il momento di promuovere fortemente l'uso delle biciclette, visto l'approssimarsi della bella stagione? Allora, proprio martedì in giunta abbiamo fatto il punto, sul tema della mobilità, l'ho detto anche in un'intervista Rai che trovate sulla mia pagina di qualche giorno fa. È chiaro che nella seconda fase, quel tema del ritorno graduale alla normalità in cui dovremmo cambiare il nostro modo di vivere e anche di spostarci, dovremmo ragionare su nuovi interventi sulla mobilità collettiva per renderla sicura e dovremmo anche ragionare fortemente, fare grandi investimenti sulla mobilità individuale
individuale e sostenibile. E quando parliamo di mobilità individuale e sostenibile è evidente che rientra il tema dell'uso della bicicletta, cosa in cui abbiamo sempre fortemente creduto e quindi bene che abbiamo fatto quegli investimenti in questi 4 anni e che certamente avrà bisogno di un'accelerata anche per affrontare la crisi che stiamo vivendo. Tornerei sempre su LinkedIn. Luca Gallo mi dice: non ritiene che sia opportuno approfittare del vuoto della città sia in termini di persone che di automobili per riprendere alcuni cantieri? Intanto oggi abbiamo dato notizia che è ripartito il cantiere di Metro 1 dopo 25 giorni di stop, sia per quanto riguarda Rivoli sia per quanto riguarda Bengasi. Questo è stato possibile grazie a un lavoro congiunto che garantisse la sicurezza di chi lavora all'interno dei cantieri, ma in generale noi avevamo fatto una scelta dopo 4 anni di risanamento dei conti. Questo sarà l'anno in cui tornavamo a spendere per fare manutenzioni e mettere risorse nel sistema economico della nostra città. Nonostante il momento difficile della crisi, siamo riusciti a progettare, andare avanti, quindi secondo i tempi previsti, e a breve ripartiranno anche i cantieri per le manutenzioni. Abbiamo già iniziato a lavorare con le ditte che avevano vinto gli appalti, stiamo costruendo dei protocolli per garantire la sicurezza e quindi alcuni interventi sono già partiti, nelle prossime settimane ne partiranno altri. Ultima cosa, non mi sono dimenticata, avevo detto che sarei tornata sulle mascherine, lo farò domani perché la Regione, come sapete, ha dato informazione rispetto allo stanziamento di risorse per l'acquisto di mascherine che dovranno essere distribuite su tutto il territorio piemontese, si sta lavorando in tal senso e quindi tornerò su questo domani per darvi dei dettagli più precisi. Grazie a tutti e a tutte per le domande e come sempre vi aggiornerò. Ciao!